Ciao amici! Ciao! Benvenuti a questa parte dedicata ai prodotti dolci per l'ora del tè. In questo momento, visto che sono le 4:30, noi di solito ci prendiamo il tè. Ricordiamo appunto i prodotti a lunga conservazione, tra cui qualcuno anche gluten free, un buon latte inglese. Non a lunga conservazione, ma fresco. Fresco. Vale. Andiamo a vedere gli shortbread, sono veramente buoni ragazzi. Eccoli qua. Sono i biscotti preferiti di Marco per l'ora del tè. Originariamente gli shortbread sono nati in Scozia. La marca più famosa infatti sono i Walkers. Noi abbiamo preso un'altra marca, semplicemente perché i Walkers erano finiti. Sono dei biscotti tipo i nostri frullini a base di burro, zucchero, farina. Poi logicamente quelli industriali hanno più ingredienti. Se li fai in casa molto semplice e sì, il gusto è molto molto burroso. Sì, bisogna andare un po' piano perché è facile farsi prendere dal palato e dal colesterolo. Ok, di solito sono come questi, lunghi, rettangolari, hanno una decorazione, delle decorazioni. Sì. Oppure li trovi singoli e tondi, sì, oppure un biscottone gigante unico petit cocktails. Sono poi ritagliati a spicchi. È buono, io lo adoro. Beh, i digestives sono un altro biscotto tipico, sì, per l'inzuppo. Questo è gluten free in questo, sì, caso, tra l'altro. E sono nati, mi pare, dall'invenzione di due medici, sempre scozzesi. Non so cosa hanno gli scozzesi sui biscotti, ma pare che gli scozzesi a questo punto siano degli specialisti dei biscotti da inzuppo. Noi tifiamo per gli scozzesi. Sì, questi biscotti dal nome Digestive sono stati inventati per supportare la digestione da due medici scozzesi nel 1839, una cosa così. Non si sa se sia fondata o meno, fatto sta che sono molto molto buoni nel tè. Già. Adesso andiamo a vedere queste, le Cherry Bacon Tarts. Eccole qua. E anche in questo caso le abbiamo gluten free. Cherry Bacon Tarts sono un dolcetto, una merendina tipica inglese. Non hanno una storia particolare, sono abbastanza recenti, mi pare comunque siano sempre XX secolo, niente di che, magari si basano anche queste su ricette più antiche, però non ho trovato una storia particolare da raccontarvi dietro le bacon tarts. Beh, se non che di solito le signore qui amano fare delle tortine con dentro la ciliegia, sì, con la ciliegia. Una cosa forse che si usa, può essere che ci sia una base storica, solo sì, che noi non l'abbiamo proprio trovata. Se voi per caso la trovate, fatecelo sapere. Comunque sono delle merendine a base di pasta frolla, uno strato di confettura, uno strato di pasta frangipane, la glassa e una mezza ciliegia candita. Sì, anche molto molto dolci. Sì. Penso di poterne tollerare se no metà, perché mi vengono i brividi. Poi andiamo a vedere questo qui che è proprio tipico, era Jaffa Cakes. Jaffa Cakes. Anche queste sono gluten free per la mia gioia. Abbiamo preso parecchi prodotti gluten free proprio per Anna, anche perché possiamo mangiare tutti e due. Tra l'altro non ha neanche olio di palma. I Jaffa Cakes erano stati inventati originariamente dalla McVitie's, che è quella marca tipica anche dei biscotti digestive, ma siccome non hanno registrato il nome, ora chiunque può produrre Jaffa Cakes. Jaffa Cakes prendono il nome dalle Jaffa Oranges, quindi proprio perché è una base di pan di Spagna con uno strato di marmellata, di arance quindi, Jaffa, e ricoperte da uno strato di cioccolato. Queste sono proprio buone, leggere anche. Certo, a chi non piace la marmellata di arance. Ricorda anche un po' l'abbinamento con le fiesta. Mi sto cercando di nuovo. No, ogni volta noi nei video ci ustioniamo, perché fuori c'è il sole, poi noi ci mettiamo a fare i video, però poi il sole ci... Mi ritiro nello spirito. Ragazzi, questo è un tantam, sarà un marchio di fabbrica tipico dei nostri video. Con cosa mangeremo tutti questo ben... Non tutto, chiaramente. Aspetta, con cosa accompagneremo tutto questo ben di Dio? English Breakfast Tea. Questa è la miscela di tè più famosa nel Regno Unito.
È molto molto robusto e forte, da noi non va per la maggiore, devo dire. Nel particolare. E come il tè, come vuole la tradizione del tè inglese, si accompagna con latte e chi vuole zucchero. Non si usa il tè col limone qui. So che da noi tante nonne ti preparavano il tè col limone, qui il tè col limone proprio no. Non so, io onestamente avevo due partite, avevo mia nonna paterna che aveva il tè al limone e la nonna materna che aveva il tè con latte, nonostante in Italia non si usi. Tu hai mai bevuto il tè con latte prima di conoscermi? No, non pensavo ci fossero tutti i gusti, tutte le... ero abbastanza ignorante. Io sono sempre stata una patita di tè, quindi ne ho assaggiati di tutti i tipi, di tutte... ho assaggiato tante miscele diverse, quindi per me il tè al latte è sempre stato un must. Andiamo a vedere questo bel latte. Sì, questo latte. Questo latte, ragazzi, è fenomenale, veramente. Questo penso sia il prodotto di questo tavolo oggi. Allora, questo, intanto guardate che razza di colore. È giallo. Dentro si trova spesso la panna, proprio il residuo di panna, che è il primo strato e è molto grasso praticamente. È il latte delle Channel Island, quindi Jersey e Guernsey, dove esiste proprio il pedigree per questa razza di vacche che fanno un latte particolarmente grasso, ricco di calcio, pare anche di più vitamine e anche omega 3. È buonissimo, a me piace. Noi abbiamo trovato che questo latte sia particolarmente buono, a parte che è di bestiame che vive all'aperto. Sì, quindi pascolano all'aperto, sono rilassate, sono proprio mucche non stressate. Dice da suo anche il Mishu perché lui ama questo latte. Insomma, no, vogliamo credere che sia un po' più buono di altre marche, anche se noi non è che siamo proprio bevitori di latte, perché diciamo che superata l'infanzia non è che abbiamo bisogno di bere latte, soprattutto di un'altra specie. Esatto, tra l'altro non costa poco questo latte qui, cioè, quindi andiamo anche pianino per quello. L'abbiamo preso proprio per accompagnare per questa occasione che è in particolare, perché vi stiamo facendo vedere proprio i prodotti tipici che si trovano in UK. Ovvio ci sono molti altri prodotti, però questi qua sono quelli che un po' rappresentano. Vado ecco, a prendere le due tazze di tè. Andiamo a prendere le tazze di tè e vi facciamo vedere i prodotti fuori dalle scatole. Sì, magari. Brutto a dire, fuori dalle scatole. Fuori dalle scatole. Però rende l'idea. Ok. Farvi vedere questa cosa, non so se mi riesce, che sul tè possono vedere delle bolle, sembra di vedere l'olio che sale come nelle zuppe, vedete queste macchie che è il latte, non essendo omogenizzato il latte, è la panna esatto che viene a galla e si scioglie. Non è facile farle vedere, però rende l'idea. Con la panna. Ecco la panna. Bene. Sì, questa è la panna, ragazzi. Le bolle. Un po' di latte. Allora, il tè con il latte è pronto? È pronto, noi siamo pronti, anche le tazze. I pasticcini sono serviti, ma la tazza di Marco merita una menzione speciale perché è la tazza con Mr. Bean. Io adoro Mr. Bean. Ok, assaggiamo un digestive. Questo, ragazzi, è il digestive.
molto friabile, eh? Friabile ma anche consistente. Questo è senza glutine, quindi lo mangio anch'io. Ma un biscotto qui è perfetto per il risultato. Già. Io di solito li prendo due a due, faccio i panini di biscotti. È molto anche grezzo come sapore. Non sì, è un po' ruvido come un po'. Mi pare crusca. Dopodiché Marco si può assaggiare uno dei suoi shortbread. Si sente il profumo del burro. In questo non lo mangio, ma lo mangia lui. Questi? Bastano due. Sono molto forti e pesanti. Pesanti nel senso che sono ricchi di burro. Sì, insomma, se ci vedrete lievitare nei prossimi mesi sapete perché. Si sta bene, no? Il tè è buonissimo. Il tè con latte è proprio bene. Già. Dopodiché passiamo alla bagel tart. Eccola. Eccola qui, la bagel tart. La ciliegia, quindi con la ciliegia candita in mezzo. Adesso la dividiamo in due in modo che possiate vederne la sezione. Si vede lo strato di frolla, quello di confettura, la pasta frangipane e la mezza ciliegia candita. Adesso non so se ho coraggio di mangiarmene un'intera, quindi Marco mi aiuta. Anche questa è senza glutine, è molto molto dolce, a me la parte glassata di zucchero sopra fa venire i brividi. È buona, però è buona, è pesante. È pesante, sì. Si sente tanto la si sente la mandorla. È quasi, penso che ci sia anche estratto di mandorle amare perché ha proprio un retrogusto quasi amaro. La ciliegina lì ti sta bene. Ma anche la confettura, gli ingredienti si sposano bene tra di loro, è che devono piacervi le cose molto dolci a base di mandorle. E anche qua un po' di tè, per sgruppare. Veramente. Adesso andiamo a vedere le Jaffa Cake, ragazzi. Eccola qui. Non so perché il cioccolato è tutto nero, però non so se riesco a farvele vedere così. Adesso anche questa la tagliamo in modo da mostrare la parte interna che contiene la marmellata di arance. Ecco, la sezione delle Jaffa Cake è così. Quello strato lì sotto il cioccolato, quello strato un po' traslucido, è la marmellata di arance. Enjoy! Che buone, vero? Ricorda... A me ricorda la fiesta. Però quella parte gelatinosa della marmellata d'arancia è proprio buona. Si sta benissimo. Sempre se mi piacciono, chiaramente. Questione di gusti. A noi piace tutto. Ricordo anche le scorze d'arancia ricoperte di cioccolato. Ah sì, è vero, quindi. È proprio la stessa sensazione. È tipico invernale, vero? Sono dei piccoli UFO. Là, Marco, c'è sempre un gatto da qualche parte. Veramente. La pila si infila ovunque. È arrivata anche la pila che mi è salita in braccio. Per fortuna ho già finito di mangiare, ma lei le cose dolci non piacciono. Esatto, quindi non è un pericolo. Il pericolo vero è il Mijo. E vede il Mijo. Il Mijo è qua. Sì, si vede. Però non è ancora riuscito a portarci via un biscotto. Non si mangia, Marco. Come il sole mi sta di nuovo cucinando la faccia. Possiamo salutarvi. Grazie per essere stati con noi per il tè. E ci vediamo alla prossima, ovviamente, come sempre. Se volete iscrivete, lasciateci un bel like. Seguiteci su Instagram. Esatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao ciao.